anche in questa domenica pomeriggio su Radio R9. Che bella domenica, che domenica gustosa, anzi direi gustosissima, perché oggi siamo in un posto che piace davvero a tutti, dai più piccoli ai più grandi. Sapete dove siamo? Siamo al McDonald's di Ascoli Piceno, inaugurazione di questo nuovo McDonald's, e ne parliamo col titolare Marco Milani, che io a questo punto definirei Mr. McDonald's, perché non ha mica un solo McDonald's, ne ha ben 5. Marco, allora, anche qui ad Ascoli, tanto gusto. Sì, siamo arrivati anche in Ascoli finalmente. Era tanto tempo che questa città aspettava il ritorno, perché c'era già nel 2001 e poi per altri motivi chiuse, però sono 10 anni che Ascoli aspettava questa apertura. Perfetto, perfetto, ci siamo, ma spieghiamo bene dove siamo, anche perché non solo nei prossimi giorni vogliamo che il McDonald's venga visitato da tanti, tanti, tanti ragazzi, tanti adulti, tanti bambini, ma vorremmo che già oggi pomeriggio venissero a farci visita. Assolutamente sì, noi abbiamo aperto già da mercoledì scorso e devo dire che i primi 3 giorni siamo stati veramente invasi, ieri, soprattutto ieri pomeriggio. Noi ci troviamo di fianco al centro commerciale Oasi, a località Lubattente, è veramente una location eccezionale. Perfetto, perfetto. Dunque, facilissimo da raggiungere questo McDonald's, ma soprattutto delizioso da vivere, perché il McDonald's, per chi non fosse un frequentatore abituale, si potrebbe credere che offra solo ed esclusivamente hamburger, ma non è proprio così. È vero, è vero. L'immagine iniziale, l'hamburger americano, ovviamente è il nostro master, la nostra icona. Poi ci siamo un po' italianizzati da qualche anno a questa parte, sia nel gusto dell'arredamento che nel gusto degli alimenti. Quindi alle mie spalle c'è il McCaffè. Quindi apriamo la mattina, è un bar a tutti gli effetti, abbiamo i dolci, tutto quello che insomma una buona caffetteria italiana. Tra l'altro siamo la prima caffetteria in Italia perché abbiamo più di 300 punti vendita e quindi è un marchio che sta prendendo piede il McCaffè. In questo ristorante abbiamo altre novità, se vuoi te le... Assolutamente sì, sono venuta apposta. Allora, l'altra novità è un salad bar, che non so se il cameraman può seguire. Andiamo a vedere, cameraman, al nostro seguito, perché voglio vedere tutto nei dettagli, me lo voglio veramente gustare oggi questo McDonald's. Dunque, dicevamo... Allora, questo qui che vedete è un salad bar. Salad bar, ci avviciniamo al salad bar. Oh, quante bontà, quante belle verdurine. Rispetto a tutti gli altri McDonald's, questo è uno dei primi in Italia che ha voluto introdurre questo salad bar, dove il cliente può farsi fare direttamente in insalata come vuole lui, e quindi non è più a portare via in una ciotola, ma c'è una ciotola di pane, una cialda di pane, e con le nostre, diciamo, insalate tipo mele e noci, Caesar salad. È più gustoso a vedersi e sta andando tantissimo in questi giorni. Eh sì, perché poi ci piace anche mantenere la linea e magari appunto gustare un'insalata anche accanto ad un hamburger. Dunque vedo mais, carote, finocchi, insalata mista, pomodori, noci appunto, olive nere, formaggio, uova sode, ma insomma c'è veramente di tutto di più. Noi abbiamo inoltre in questo ristorante già il servizio al tavolo, è partito in Italia da qualche mese. Il cliente oggi può venire da McDonald's, fare l'ordine dei tablet molto grandi, quindi fa l'ordine da solo, può anche scegliersi il panino che vuole e comporlo come vuole, quindi si fa il cuoco. Ma quanto li coccolate questi clienti! Tanto, tanto. Poi una volta scelto il suo panino può pagare direttamente lì e va a sedersi e noi gli portiamo le cose già a tavola, quindi cerchiamo proprio di farlo stare come un re. Direi proprio di sì, tanti re e tante regine nel McDonald's. Insomma ragazzi, c'è proprio di tutto, oltre ai classici hamburger e alle ovviamente conosciutissime ghiottonerie tipiche del McDonald's, perché ricordiamo non solo hamburger ma anche nuggets, tante cose assolutamente buone. Assolutamente, c'è un'offerta di carne di manzo e di pollo, quindi McChicken Nuggets, McChicken Panino, Big Mac, Crispy McBacon, insomma. Noi siamo una varietà di cose, anche per i bambini più piccoli ovviamente siamo in linea con gli yogurt, la frutta, insomma cerchiamo di dare anche un'offerta bilanciata. Non dimentichiamo le patatine fritte, no. Mitiche, quelle, chi se le scorda? Eccezionali, eccezionali, quelle sono veramente buone. Beh Marco, mi hai fatto venire l'acquolina in bocca, quindi a questo punto io almeno per adesso ti lascio, perché... Perdonami, ma io qualcosa devo assolutamente assaggiare, perché non si può lavorare a stomaco vuoto.
E per oggi chi viene oggi al McDonald's c'è questo bel portachiavi fatto a forma di scarpetta che ti consegno. Grazie ragazzi, è fantastico, è bellissimo. Una scarpetta con il simbolo della famosa M. Bianconera, perché siamo in una città di bianconeri. È giusto, Ascoli bianconera, ma magari anche per gli juventini. Ma sì, anche per gli juventini. Per tutti. Bene, io la prendo con molto piacere, ricordo di questo pomeriggio delizioso appunto al McDonald's. Adesso Marco basta, devo andare a farmi l'hamburger. Come me lo consigli? Ma io, dipende da quanta fame hai. Tanta. E allora io ti consiglio quello nuovo, che è il Grand Crispy McBacon, che non sbagli. Perfetto, io vado, venite voi invece, venite a trovarci in McDonald's, Ascoli Piceno, nei pressi del centro commerciale Il Battente, e noi, anche noi di Radio R9, vi aspettiamo insieme a Marco Milani. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. A più tardi. Diretta dal McDonald's di Ascoli Piceno, ragazzi, come vi dicevo nel precedente intervento, qui davvero c'è l'imbarazzo della scelta, perché possiamo gustare hamburger, insalate, ma anche dolci, perché no? C'è un banco pieno zeppo di dolci che solo a guardarli, mamma mia, che acquolina in bocca. Io intanto ho degustato il mio big hamburgerone e tra un po' passerò magari al dolce, ma io voglio scoprire tutti i segreti della cucina di un McDonald's. Siete mai entrati in una cucina di un McDonald's? No. E io invece sì, ci sto per entrare. Sono fortunatissima in compagnia di Ivana, la direttrice, vero, di questo team. Allora Ivana, intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Giornata importante quella di oggi, perché sì, siete aperti da alcuni giorni, ma oggi diciamo così il giorno più importante, con l'arrivo del sindaco a breve, il taglio del nastro, insomma una sorta di giornata inaugurale. Esatto, siamo tutti molto emozionati e ci stiamo impegnando tantissimo per fare una bella figura, perché speriamo di rendere questa giornata molto bella per tutti. Noi siamo molto contenti ed entusiasti, quindi speriamo di fare lo stesso con i nostri clienti. Senti, ma quanti ne siete in cucina? Allora, in cucina di norma al pieno, al completo, siamo 9 dipendenti. Bene, bene, bene. E vi date anche molto da fare, naturalmente. Sì. Ognuno è impegnato nella sua postazione in modo da servire un prodotto fatto sul momento. E se volete ve la illustro un pochino. Assolutamente sì, io partirei proprio dall'entrata della cucina, dove sono le patatine. Sì, questa è la postazione patate, dove c'è una ragazza che cuoce e prepara le patate sul momento, perché praticamente appaiono sullo schermo, quindi non c'è... Alla chiamata c'è la patata fatta. Perfetto, bella, fresca fresca. Ma io vedo le classiche patatine e poi qua le vedo un po'... Capito? Sono perché? Le nostre patate speciali sono le patate Vertigo, che a rotazione cambiano, cioè abbiamo le patate classiche e un altro tipo di patate che a rotazione cambia genere. Ho capito, quindi possiamo anche mangiare le patatine Vertigo, insomma arrotolate. E qui, come vediamo, voi da casa o dall'auto non potete certamente vedere, ma io vedo e sento anche che bel profumino, qui c'è la friggitrice e vi sembrerà strano, ma... Ogni volta si pensa all'olio per friggere come puzzolente, vi posso assicurare che quest'olio è ottimo, è di prima scelta. Esattamente, è proprio così, noi usiamo sempre olio di qualità, con dei controlli che facciamo tutte le sere, quando l'olio non è più buono ovviamente lo cambiamo. Ecco, quindi possiamo stare anche tranquilli, ma andiamo oltre in cucina. Bene, qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo la postazione delle dove ci sono tutti i prodotti fritti, quindi allo stesso modo, a secondo delle cose che appaiono sullo schermo, i ragazzi mettono a cuocere le cose in modo da dare un prodotto sempre fresco e di qualità. Ecco, sullo schermo vedo McNuggets, McKitchen, McToast, Kitchen Mythic Party, Kitchen Value, Fillet, ma quanti ne sono? Questi sono tutti prodotti che abbiamo a disposizione per i nostri clienti, perché cerchiamo sempre di ampliare la scelta in modo da accontentare tutti quanti. Anche i gamberi? Sì, abbiamo anche i gamberi che sono buonissimi, tra l'altro, da gustare con la salsa cocktail. Ah, le devo provare assolutamente, non posso farmeli sfuggire. Poi qui abbiamo tutti i panini belli impacchettati per bene. Dunque, qui invece cosa c'è? Qui c'è un forno dove attualmente stiamo cuocendo il bacon, per tutti i panini che vanno fatti con il bacon. E dopo un lavaggio, al mattino qui si preparano tutte le cose di pasticceria, di cornetti per la colazione. Benissimo, quindi proseguiamo ancora qui in cucina.
E qui c'è anche l'altra parte molto operativa. Sì, le parti qui le persone non stanno mai ferme, lavorano di continuo e ognuno è impegnato nella propria mansione, in modo è una macchina praticamente, è una macchina con degli ingranaggi che devono funzionare alla perfezione e infatti alla base del nostro lavoro c'è la collaborazione. Benissimo, dunque qui infatti ci sono delle belle ragazze che preparano questi panini che si vede già sono gustosissimi, con chiaramente i vari condimenti, quindi vedo insalata, pomodoro, un po' di tutto. Fatemi sbirciare, wow che bontà, e naturalmente il bacon, tanti insomma ingredienti per rendere unici i nostri panini. Esattamente, proprio così, in modo da accogliere tutte le richieste e tutti i gusti dei nostri clienti, tant'è vero che il nostro ristorante è uno dei pochi che fa appunto il made for you, cioè il panino, il cliente può, abbiamo un panino particolare che il cliente può scegliere se aggiungere o togliere gli ingredienti, una cosa che qui nelle Marche soltanto noi abbiamo. Bene, insomma ci siamo, poi lì ci sono altri forni per appunto gli hamburger, giusto? Sì, lì ci sono conservate i prodotti fritti e gli hamburger in modo da essere mantenuti in caldo e serviti al momento. Ottimo, e allora noi torniamo indietro, presumo, quindi insomma quello che voglio farvi capire è che a volte si hanno delle informazioni sbagliate anche sul McDonald's, perché si pensa che da McDonald's i panini arrivino già preconfezionati e che poi vengano scaldati al momento, ma ragazzi non è affatto così, come abbiamo visto, abbiamo le prove. Abbiamo appunto la possibilità di prepararlo al momento e di gustarlo alla grande. E allora io ti ringrazio Ivana. Io ringrazio voi per essere qui in questo momento e per festeggiare insieme a noi questa giornata per noi molto importante. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie anche. Un saluto a tutto lo staff impegnatissimo che non ho voluto disturbare ovviamente. Sì, senza il nostro staff noi non potremmo fare nulla. E poi avremmo bloccato la produzione dei panini. Esatto, quindi torniamo al lavoro. Benissimo, grazie a te. Grazie a Ivana, insomma l'avete visto, qua veramente le bontà si possono scegliere e noi ne sceglieremo tantissime e tra poco vi mostreremo anche altre bontà in compagnia, pensate, del primo cittadino di Ascoli Piceno, perché lui, uomo che se ne intende di bontà, non poteva mica mancare a questo appuntamento. A più tardi. Insomma, ve l'avevo detto, tra pochissimo il primo cittadino di Ascoli Piceno che ha voluto partecipare a questo giorno importante è arrivato appunto e taglierà il nastro. Col taglio del nastro insomma si dà il via ufficiale a questa nuova avventura di Marco Milani, che appunto, come dicevamo anche in sua compagnia nel primo intervento, è ormai il titolare di 5 McDonald's. E allora siamo pronti, in questo momento il sindaco ha preso in mano le forbici e sta per tagliare per l'appunto il nastro in compagnia di una splendida bimba, ci siamo quasi, foto di rito naturalmente, e il nastro sta per essere tagliato, evviva! Sentite giustamente gli applausi di tutti coloro che in questo momento hanno partecipato al taglio del nastro e ovviamente si taglia anche un pezzettino di questo nastro come souvenir, come ricordo di un giorno importante soprattutto per il nostro palato, perché qua davvero si degusta di tutto, lo abbiamo detto, ripetuto, e naturalmente anche il sindaco che è un buon gustaio, anche il sindaco che è un buon gustaio poteva mancare ad assaggiare tutte queste prelibatezze. Sindaco, buonasera. Eccoci, buonasera, buon gustaio però oppresso dai rimorsi per gli eccessi alimentari che perseguitano tutti i sindaci che lavorano, perché in realtà dovendo andare per cena e per pranzo di inaugurazione. Sindaco, io questa scusa la sento da tutti i sindaci, non va bene, vi piace mangiare e avete questa scusa, noi andiamo a fare le cene di lavoro, di politica, non è vero, vi piace mangiare e non avete tempo per far movimento. Però io, posto che domani mattina vado a giocare a tennis alle 7, dico che un po' di scusa ci sta, però devo dire che fra le proposte del McDonald's di Ascoli ci sono tanti prodotti che riescono a mitigare i sensi di colpa, perché ho visto ottime
insalate, vegetariani, quindi una cosa che sicuramente rattrista, ma che aiuta, come dire, sindaco, domani si può fare un po' di movimento, quindi anche un bel hamburger con qualche patatina ce la possiamo proprio gustare questa sera. In questa sede non posso che dire sì, in maniera convinta, anche perché poi sono cose che mi piacciono, sono fra quelli che dicono, rispetto a tante chiacchiere che spesso si fanno su questi argomenti, che l'importante è mantenere un po' di equilibrio, ma non bisogna sottrarsi a quelli che sono delle tentazioni tutto sommato sostenibili. Assolutamente, e poi sindaco, sa che le dico, io al suo posto ci penserei bene a fare una bella cena, non so, con tutta la giunta proprio al McDonald's, perché qua si risparmia e siccome siamo in un periodo di spending review dobbiamo stare attenti anche, insomma, a non spendere troppi soldi in questi sfarzosi ristoranti, mentre al McDonald's si mangia bene, si mangia tanto, si paga il giusto, anzi direi veramente prezzi accessibilissimi, quindi perché no? Affare fatto, prossima riunione del Consiglio, facciamola grossa, ma se uno deve fare il passo. Ma anche l'opposizione la portiamo. L'opposizione no, perché l'opposizione deve mangiare meno bene, perché è giusto che insomma soffra un po'. Mi sembra giusto. Esatto, perché è cattiva spesso. Ecco, però il sindaco razione doppia, giusto? Esatto, però se è sempre il problema, doppia ora di tennis allora. Ok, bravo, ci piace. Bene sindaco, grazie, grazie per essere qui. Viva Radio R9 sempre, comunque, io sono un grande sostenitore. Grazie invece al grande sindaco, che è veramente di una simpatia estrema, Guido Castelli, anche perché lei veramente è un simpaticone, sa stare al gioco. Diciamolo, fra l'altro io registro molte presenze San Benedettesi ad Ascoli e questo è la conferma che questa collaborazione comincia a prendere corpo, prendere solidità, e ci fa solo piacere perché siamo un grande territorio dove le rivalità vanno confinate esclusivamente nel triangolo, del rettangolo da gioco. Per il resto dobbiamo collaborare insieme per questo territorio bellissimo. Grazie sindaco, parole sante e sagge. E allora io non la trattengo perché lei giustamente deve andare a scoprire tutte le bontà, anche la Madonna delle Grazie. Oggi la Madonna delle Grazie, lo dico con grande rispetto, perché la patrona della nostra diocesi, siccome la nostra forza sta nelle nostre tradizioni, bisogna onorarle per essere capaci di rispettare anche e proiezioni future del territorio. E vabbè, allora un hamburgerino ci sta, così esatto. Abbiamo più grinta anche alla festa della Madonna delle Grazie. Benissimo, non mancherò. Ciao, grazie ciao. Ancora. Ci sentiamo più tardi in diretta su Radio R9. Che grande festa, mancate solo voi, vi aspettiamo. Sì, sì, me l'hai detto. Ma ci abbiamo 4 notizie, 5 fisse al giorno. Capito? Di Ascoli Piceno, grande festa ragazzi, una torta immensa, era veramente grandissima, dico era perché ormai l'abbiamo finita quasi, tutti l'hanno voluta assaggiare, ottima oltretutto, e poi lo champagne, un mega bottiglione di champagne per festeggiare questo aperitivo. Dunque qui al McDonald's di Ascoli Piceno non manca davvero nulla, nel senso che oltre al buon cibo, oltre alle ottime bevande, abbiamo anche ottima musica e siamo appunto in compagnia del DJ di questo pomeriggio al McDonald's, Ermanno Carucci, che Caruccio non è per niente, però scherzo, oddio, dai! Grazie, no, scherzo, scherzo! No, è molto simpatica, devo dire. Già mi odia. Ha iniziato malissimo, ma comunque non fa ci niente. Ci siamo appena conosciuti e già mi odia, però no, è sempre un sentimento. No, io non odio nessuno. Diciamo questo perché fra DJ, fra speaker c'è sempre l'invidia. No, io non odio nessuno, sono amico di tutti, voglio bene a tutti perché
sposiamoci prima. Allora, sposiamoci a questo prima, punto. Prima il rispetto per quello che si fa e poi insomma la competizione c'è sempre, per carità, no? La competizione c'è sempre, però il rispetto prima di tutto. Secondo me tu oggi stai facendo però una competizione fra te e Graziano Marozzi, il nostro Graziano Marozzi, allora. State facendo a gara a chi mangia più nuggets e più coscette di pollo. No, io coscette di pollo no, perché sono vegetariano, quindi non le mangio. Sì, ma va là, ma va là. No, non mangio carne, da premettere. Però Graziano Marozzi per me è un padre, artisticamente parlando, perché dai tempi del Silver Moon che lo conosco, quindi per me è stato sempre una persona che ho rispettato e che rispetterò sempre. Quindi mi ha fatto piacere trovarlo qui al mio fianco oggi. Non lo sapevamo nessuno dei due, eh? Avete fatto la carambata. Siamo trovati, esatto. Caramba, che caramba, sorpresa. Caramba, caramba. Bello, bello sempre ritrovare veramente splendide persone a distanza di anni, come splendido il nostro Graziano Marozzi. Chi non gli vuol bene? È bello, è bravo, è simpatico, è l'anima. Bello io no, ok. Vabbè, no, perché vedo... No, vabbè, voglio dire... Ma hai visto che occhi azzurri? Ma hai visto che occhi azzurri? L'occhio azzurro. Ma lui è un marpione, se lo sembra un marpione. Ma poi no, Graziano è il nostro cuore della radio, quindi chi non gli vuole bene, quindi di conseguenza lo vediamo mille volte più bello di quello che è. Ok, abbiamo fatto piacere, grazie per questo spazio che mi avete dedicato. Che stai facendo tu precisamente qui al McDonald's? Metti musica, insomma, per allietare. Sono stato contattato da un'agenzia per mettere musica, perché faccio quasi a tempo pieno il DJ, quindi... Mi hanno chiamato e sono arrivato. Perfetto. E dove ti ascolteremo suonare? In qualche locale, sì, al più allora, presto? Prossimamente inizio una domenica al mese al Soriano, un venerdì al mese al Viniles e poi farò il Tarabrush tutti i mercoledì a partire dal 26 di ottobre. Benissimo. E allora, se volete ascoltare la musica di Ermanno Carucci, basta recarsi in questi locali e lo conoscerete anche di persona. Ok, grazie, grazie. Bene. Grazie, grazie. Buon lavoro, Ermanno. Anche a voi, grazie. Facci ballare anche al ciao, McDonald's, grazie. Che noi Radio R9 siamo sempre a ballare. Comunque. Però dai, perché no? Ci ondeggiamo almeno un po'. Qui si viene, insomma, per mangiare, non per ballare. Eh no, è una ballatina dopo aver mangiato, ci sta sempre sì. Bene. Potrebbe essere un'occasione, esatto, per, no? Perché ha sensi di colpa. Esatto, esatto. Bene, grazie. Ciao Ermanno. Grazie. Ciao. Ciao a voi e tra poco. Siamo sempre qui con tanti bambini al McDonald's di Ascoli Piceno. Per ovvie ragioni di opportunità non possiamo intervistarli, non vi possiamo far vedere quanto si stanno divertendo, ma possiamo conoscere chi sta facendo divertire loro in tutti i modi possibili e immaginabili. Innanzitutto con tanti palloncini, chiaramente il palloncino è proprio il più classico dei gadget che vengono regalati ai bambini, ma naturalmente anche con tanti trucchi per le bimbe che vanno in giro tutte belle leggiadre. E siamo in compagnia della truccatrice, come ti chiami? Antonella. Antonella, bellissima, tra l'altro ha degli occhi Antonella, ragazzi. Eccezionali, complimenti. Ma grazie. Allora, quanto ti stai divertendo anche tu? Molto. Amiamo questo lavoro, amiamo stare con i bambini, amiamo fare queste cose, quindi sì, ci divertiamo, lavoriamo ma ci divertiamo. E tu naturalmente, insomma, trucchi le bambine? Sì, trucchiamo, facciamo palloncini, facciamo i giochi con la palla, le freccette come state vedendo, insomma tutto ciò che è un'animazione per bimbi. Oh, vedo degli acquerelli, quindi sì, così praticamente. Esatto. Cioè sembrano acquerelli. Sembrano, ma non acquerelli, sono dei trucchi. Non è matta, voglio dire, non è che le pittura come un quadro, voglio dire. Assolutamente, assolutamente. Ci sono dei disegnini che richiedono i bambini stessi, chi sul viso, chi sulla mano, chi sul polso, insomma. Qual è il disegno più richiesto tra le bimbe? Il cristallo di Frozen. Ah, ho capito, mamma mia, come sono principesse queste bambine. Assolutamente sì, e i maschietti chiedono molto Spider-Man, quindi l'uomo ragno, chiedono molto anche lo scudo del Capitan America. Bene, bene, insomma. Buon proseguimento allora. Ma grazie, grazie. Quante bambine avrai truccato? Per ora una cinquantina. Caspiterina. Bene, buon proseguimento. Grazie, grazie. Ma andiamo anche dalla sua collega che sta facendo appunto divertire i bambini. Eccola qui, ciao. Salve, ciao. Come ti chiami? Naomi. Naomi, animatrice in questa splendida festa. Sì, sì. I bambini si stanno divertendo tantissimo. Chiedetelo a loro, vi state divertendo? Vi state divertendo, bimbi? Sì, ci dicono, benissimo, ma è chiaro, qui in questo angolo veramente ce ne sono tanti di bimbi, c'era il mago. È vero? Sì, sì. Che come un buon mago è sparito, ma poi riapparirà.
Eh certo. Ebbene, e allora divertitevi ancora. Grazie, grazie. Grazie a Naomi, ma anche perché questo posto, ve lo voglio ricordare, è proprio adatto ai bambini, perché il McDonald's ha anche dei giochi all'esterno. Quindi io lo dico anche alle famiglie, mamme, papà, venite tranquilli a gustarvi il vostro hamburger, perché dopo cena o dopo pranzo, dopo la merenda, quando volete, potete lasciare liberi i bambini a divertirsi e voi magari vi gustate qualche momento di relax. Qui dal McDonald's per adesso e solo per adesso è tutto. Torniamo tra pochissimo in diretta, venite a trovarci, siete ancora in tempo, perché il McDonald's, come sapete, fa orari lunghissimi. A dopo. Al McDonald's di Ascoli Piceno, secondo voi, dico secondo voi, visto che Marco Bellini, che Marco Milani, scusate, mannaggia, mi sono lasciata sfuggire un indizio, visto che Marco Milani ha scelto dei gadget bianco-neri proprio in riferimento all'Ascoli Calcio, chi ci poteva essere? Naturalmente il presidente Bellini, vabbè, mi sono fatta sgamare. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera. Come mai da queste parti? Ah, sono stato invitato e poi come potevo mancare all'apertura di questo McDonald's così sofisticato, veramente tecnologicamente molto molto avanzato. È il più sofisticato, il più avanzato al mondo. È vero, perché si ordina tramite touchscreen, insomma, c'è veramente la tecnologia all'avanguardia. Eh sì, veramente all'avanguardia, molto sorpreso. E ho visto anche che ha dato una sbirciatina alle cucine, vero? Sì, ho dato una sbirciatina, devo dirti che mia moglie ha lavorato per McDonald's per circa 3 mesi. Durante l'estate è cambiato completamente. Quindi a casa sua solo hamburger adesso, no? No, adesso un po' differente. Però ogni tanto ci si va da McDonald's. Senta, ma quindi si potrebbe anche fare un pensiero, come il sindaco di Ascoli ha pensato bene di portare la giunta e il consiglio al McDonald's, magari ci portiamo anche giocatori, che ne pensa? Non lo so quello. Gli dirò ai giocatori di venire, va bene? Ah, vabbè, quando c'è il sindaco? No. Perché no? Vabbè, perché giustamente una volta lo sport e una volta la politica. No, niente politica, sempre no, lo non ci sport. Piace. No, niente politica. Lo sport e basta. Vabbè, sport. Roba sana. Sì, roba sana. Va bene, ma lei un bel hamburger se lo mangerà? No, stasera, però ci ritornerò a mangiare l'hamburger. Sicuramente, anche perché so che è di frettissima. Che cosa? Ha fretta di andare via. Sì, devo andare via che ho altre riunioni. Mannaggia. E allora si tornerà al McDonald's e un bel hamburger, patatine, tante cose. Certamente, però voglio suggerire a tutti di venire e di assaggiare queste specialità. Lo so che sono differenti, ma per Ascoli è tutta delle novità. E sono sicuro che avrà molto successo. Perfetto, anche perché effettivamente Ascoli è una città, devo dire, all'avanguardia sotto tutti i punti di vista, diciamo la verità. Sì, all'avanguardia su tutte le cose. Perfetto, grazie mille Presidente. Oh, il mio piacere, va bene? Buonasera. A lei. Alla prossima, sì. E buon proseguo di campionato, speriamo sempre nel meglio. Speriamo. Sì, dai, che andrà bene. Secondo me, se la squadra viene a mangiare qui al McDonald's, vedrà che i gol, persino il portiere farà gol. No, certamente glielo suggerirò. Perfetto. Bene. E guardi un po' che cosa le regala il titolare Marco Milani. Grazie. La scarpetta di cui prima parlavamo, per l'appunto bianco-nera. Benissimo. Siamo grazie. Tutti bianco-neri qui. Perfetto. Bene. Grande Presidente, grazie mille. Grazie. E allora Marco Milani, eccolo qui il titolare, noi purtroppo dobbiamo andare via, ma tanto torneremo perché tutte le cose deliziose che abbiamo assaggiato questa sera vogliamo rimangiarle al più presto. Certo. Soddisfatto di questa giornata? Sì, non poteva andare meglio, siamo veramente tutti contenti. I clienti sono stati bene, i nostri ospiti sono stati molto bene, abbiamo coccolato tutti oggi. Bene, benissimo, ma del resto McDonald's qui ad Ascoli Piceno coccola sempre tutti, dai più piccoli ai più grandi. Assolutamente sì, vi aspettiamo tutti quanti per essere coccolati qua da noi. Quali sono i vostri orari di apertura? Allora, noi apriamo la mattina alle 7:30 e chiudiamo la sera a mezzanotte fino al giovedì.
Il venerdì chiudiamo alle 2 di notte e il sabato mattina fino alle 5 di notte. Oh santo cielo, ragazzi, dopo la discoteca tutti qui per un bel hamburger, un bel cornetto. Allora, prossima serata ci rivediamo. Sì, vi aspettiamo, grazie ancora a tutti. Grazie Marco Milani, grazie ancora al presidente dell'Ascoli Calcio, il presidente Bellini, grazie anche al sindaco che ci è venuto a trovare. Insomma, questo appuntamento al McDonald's davvero l'hanno voluto vivere tutti alla grandissima, come giusto che sia. E noi di Radio R9 vi lanciamo un saluto. Un bacio grandissimo da me Serena, da Filippo che è dietro la telecamera, naturalmente da Graziano Marozzi e da tutto lo staff che lavora per voi ogni giorno 24 ore su 24. Buona serata a tutti, McDonald's Ascoli Piceno, nei pressi del centro commerciale Il Battente. Arrivederci.